Rieccoci alla scoperta di Photoshop CS6 versione beta, uscito da una settimana. E se non avete seguito il primo video, fatelo perché vi racconto come farlo, come fare a scaricarlo e ad installarlo. Trovate il link nella descrizione di questo video. Allora, sicuramente uno dei primi elementi che saltano agli occhio di modifica del nuovo Photoshop è l'interfaccia. L'interfaccia è cambiata molto, intanto perché c'è la possibilità, e sottolineo c'è la possibilità, nel senso che se vi trovate meglio nella vecchia versione potete farlo, potete utilizzarla. Comunque c'è la possibilità di avere non più il fondo grigio chiaro, ma questo grigio scuro che richiama un po' l'interfaccia di Lightroom, se vogliamo. E questa è una scelta che potete fare andando su Photoshop, preferenze, interfaccia. Mi ricordo che purtroppo in questo momento è solo in inglese, quindi dobbiamo fare un po' di sforzo ma insomma è abbastanza intuitivo. E come vedete, posso decidere di mantenere i colori che aveva originariamente o anche leggermente più scuri, o andare anche su un'interfaccia molto scura. Io terrei una via di mezzo. Così come potete cambiare appunto tutti i vari pezzi dell'interfaccia dal punto di vista proprio del colore. E quindi già questa è una prima caratteristica sicuramente interessante. L'altra caratteristica interessante della nuova interfaccia è ad esempio questa cosa che vedete qui in basso, che salta abbastanza all'occhio, che è il mini bridge. Il mini bridge noi l'abbiamo sempre avuto lateralmente e c'è ancora lateralmente, quindi adesso ad esempio mettiamo la versione per le fotografie, dovrebbe esserci qua, se no, no, Essential, no? Vedete, il mini bridge possiamo averlo come prima in una palette di queste, diciamo, verticali, ma possiamo averlo anche, ed è molto comodo, nella parte inferiore del mio schermo, in cui ho le mie cartelline qua sulla destra, dove posso andare a scorrere e a cercarmi le mie fotografie. Vediamo. Ok. E, per cui sì, diciamo che trovo che il mini bridge posto lì è veramente molto più comodo che non nella palette. L'altra cosa che notiamo e che affronteremo in un video apposta è che è stata inserita già in questa posizione una timeline che serve per lavorare i video. Qui c'è una grandissima novità perché chi di voi non ha la versione extended di Photoshop, non ha mai potuto lavorare sui video, quindi video lavora già cioè Photoshop lavora sui video da un paio di versioni, ma solo nella versione extended. Siccome le cose stanno cambiando e questo ci dovrebbe anche far riflettere a noi fotografi professionisti, e il video sta sempre di più prendendo piede, soprattutto stanno prendendo piede situazioni miste di video, foto, insomma, sarebbe un po' ampio il discorso, non lo faccio sicuramente qui. L'Adobe ha deciso di inserire la modifica e la lavorazione del video, che tra l'altro è stata implementata ed è veramente molto molto intuitiva e molto molto semplice per chi come me non viene ad esempio dal mondo del video, anche nella versione. Dicevo, è stata implementata anche nella versione non extended, quindi ormai la differenza tra l'extended e la non extended si limita, tra virgolette, non, al 3D, mentre il mondo video è anche nella versione non extended. Comunque la vedremo in maniera approfondita. Sicuramente abbiamo timeline e mini bridge posto nella parte inferiore del nostro monitor. L'altra cosa interessante, ci mettiamo fotografia, è ad esempio la palette livelli. La palette livelli, apriamo una foto qualsiasi, doppio clic, mi si apre la mia foto. Come notate, ha una serie di novità. Proviamo ad esempio a duplicare il livello. La J, sapete, per duplicare un livello, e mi si sono attivate una serie di cose. E in particolar modo le novità più visibili sono questa barra qua superiore, che può essere attivata o disattivata, che mi permette,
di trovare un livello. Adesso in questo caso ne ho solo due, ma molti, molti lavorano con tanti tanti livelli, e quindi questo mi permette di trovare un livello in base a una serie di diciamo fattori. Potrei trovarlo in base al nome, e quindi so che si chiama layer 1, scrivere layer, e mi vengono fuori tutti i livelli. In questo caso c'ho solo questo, che si chiamano layer 1, ma potrei, anzi facciamo così, guardate, facciamo un po' di livelli fittizi, facciamo un vibrance, qui andiamo a cambiare la saturazione. Facciamo un livello curve, magari che lo mettiamo in modalità darken, moltiplica anzi, e basta. Allora, io qua potrei cercare appunto in base al nome, in base all'effetto che è stato dato. In questo caso io non ho dato effetti, ma glieli diamo magari ad uno, tipo questo, gli potremmo mettere un effetto smusso. Ecco, bellino veramente. Se io vado a ricercare tutti quei livelli che come effetto hanno l'effetto smusso, come vedete, mi ha trovato il livello in questione. Così come potrei chiedere di cercarmi i livelli che sono in modalità moltiplica, e allora mi trova le curve che avevo messo in modalità moltiplica, oppure che hanno degli attributi. E cioè che sono visibili, che sono bloccati, che sono vuoti, che sono linkati, insomma, dopo qui, dove ci sono delle maschere vettoriali, delle maschere di livello, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure per colore, e questa è un'altra grande novità che secondo me è grande, insomma, però potrebbe essere abbastanza utile, cioè che col pulsante destro cliccato su un livello vi si apre il solito menu a tendine, in cui c'è anche la possibilità di assegnare un colore ai vari livelli. E quindi, ad esempio, potrei dire giallo, eccetera. Adesso mi stanno scomparendo perché io ho attivato la modalità ricerca e c'è scritto che voglio trovare tutti quei livelli che non hanno una colorazione. Se io metto colorazione rosso, mi viene fuori le curve. Se io metto colorazione giallo, mi viene fuori quell'altro a cui avevo messo il giallo. Oppure, se le voglio vedere tutte, devo disattivare la ricerca. Ok, quindi questo, per chi è abituato a lavorare con tanti tanti livelli, in effetti trovo che sia una cosa molto 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 comoda. E per il resto ci sono magari anche altre piccole novità nell'interfaccia, però diciamo che queste sono quelle fondamentali secondo me, e magari ne scopriremo delle altre via via nei prossimi video. Quindi, se non avete visto il primo video sull'installazione, fatelo, trovate il link qui sotto e continuate a seguire i prossimi, dove vediamo un po' di altre novità. Grazie, a presto.